Ciao a tutti raga, io sono Facos Game Over e oggi raga siamo tornati su Dragon Ball Legend. Ragazzi, oggi hanno aggiunto un nuovo aggiornamento nel gioco di Dragon Ball Z Kakarot. Io sono super felice che ce lo hanno aggiunto ragazzi nel gioco. Raga, ho avuto un piccolo problema ragazzi con la registrazione video. Praticamente vi stavo facendo vedere come una sorta di guida, diciamo, di come farmare più il Chrono Crystal. Avevo appena fatto, ragazzi, qualche capitoli della storia, ma proprio, raga, il video me l'ha venuto bene e quindi ho dovuto ricancellarlo e farlo per bene, raga. Ma stavolta niente errori. Ma prima, ragazzi, che andiamo avanti, lasciate un bel pollicione in su se volete sempre nuovi bei video, raga. Iscrivetevi ragazzi al mio canale se non avete ancora fatto. Vi lascio qui sotto il link e iscrizioni per seguirmi anche su Instagram e Facos Game 9. Allora ragazzi, qui vediamo un Goku incredibile. Hanno aggiunto raga persino i nuovi eventi. C'è uno raga, uno di Gotenks. Io raga ne ho completato quello di ieri sera, tutto 7 su 7. Vediamo ragazzi gli ability, vediamo Furious Power, vediamo, Restance, 15%, buono. Time, secondo me, raga, si trasformerà in un Super Saiyan. Io, raga, vorrei proprio vederlo. Vi faccio vedere, raga, pure la storia che avevo fatto. Allora, raga, io li ho quasi vinti. Se arrivo a capitolo 9 è finito, vediamo. A Saiyan Pride, il principe Saiyan. Te. Ragazzi, i video che vi avevo appena fatto, ora vi faccio vedere. C'è stata la battaglia finale contro Majin Buu, meglio Charlotte contro Vegeta Majin. Raga, peccato che per colpa del problema, ragazzi, ho dovuto chiuderlo. Tanto ragazzi, vi faccio pure vedere raga per bene la storia che avevo appena iniziato. Allora, io raga sono partito con la storia del capitolo 1. Abbiamo affrontato ragazzi la squadra Genio, le pippette. Qua raga le ricompense e più raga ho fatto anche ragazzi il capitolo 2. Abbiamo affrontato Zambon, Dodoria e Cell, che già raga che quelli erano delle pippette che fanno che peggio come la cappa di Ubu, no, aspettate, forse ho sbagliato capito. Porca vacca, è vero, avevo sbagliato capito, scusate. Poi raga, sono arrivato a capitolo 3, ho affrontato questi qua, che pure è ritornato Foster, raga. Quasi proprio non ci credevate, ma io voglio farvi vedere. Poi ragazzi, nel capitolo 4 è successo questa roba, ragazzi. Voglio farvi vedere, raga, i filmati proprio. Io, raga, non posso concludere un video senza appena farvi vedere qualche una bella storia. Vi faccio vedere. Vedete, raga, è appena passo Majin Vegeta, che è una sorta a Charlotte. Non so che cavoli era successo. Era tipo a passo una sorta di salto temporale. Vedete com'è finito. No, Vegeta. Forse aveva cercato di eliminarlo, ma lui è resistito, ragazzi. Colpo di culo. No, no, no. No, 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 no. E ha ucciso Frost. Così adesso, ragazzi, c'è stata questa battaglia. Intervengono pure Bulma e Jaco. Come scappano. Così, ragazzi, sono appena... Ho appena ragazzi avevo provato a affrontarlo, ma questa ragazzi è stata una battaglia bella tostissima. Vorrei farvi raga pure rivedere la battaglia, non spiego raga il capitolo 9. Ma sono arrivato raga a questo punto del capitolo 7, dello scontro finale. Allora raga, nel capitolo 7. Lo voglio farvi rivedere? Sì, dai, tanto, raga, c'ho due energie. Aspettate un attimo, play demo, sì. Esco, voglio farvi rivedere, raga, la battaglia finale Charlotte contro Vegeta Majin. Ecco, raga,
Lui si trasforma in Super Saiyan di secondo livello e lo mette a gran difficoltà. Qua ragazzi, praticamente ha chiesto a Charlotte di andare dagli altri, che vuole combattere da solo contro Vegeta Majin. Me l'ha venuto bene sto vigno, ma se non ha avuto questi problemi. Vediamo un po'. Li sta facendo pure ricordare quelli che avevano vissuto. Sentite la musica, raga, è lo scotto finale. Attenzione, Charlotte, Super Saiyan, raga, come God. You, remember, just you, real Vegeta. Ecco, ragazzi, siamo nella battaglia finale. Otto, Charlotte, Goku e Vegeta, Super Saiyan God. Mamma mia, per essere un personaggio botto. Solo di colore bianco, raga. Ma proprio, ragazzi, io non mi aspettavo, ragazzi, una bella battaglia finale del genere. Ma prima che poi, raga, chiudo questo video, vi spiego, raga, come ottenere il Chrono Crystal più velocemente. Vi consiglio, raga, di fare degli eventi storia, sempre se non li avete fatti tutti, che vi costrete, raga, di avere di più il Chrono Crystal con la battaglia. Vai! Bam 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 bam! Mi serviranno tutte e 7 sfere drago per fare. Devo fare attenzione a non perdere vita. No! Perché non sono riuscito? Trasformati, Charlotte! Trasformati, per favore, trasformati! Porca vacca l'animazione! E mo! Vai! No, porco due! Si è scassato! No, 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 non mi deve morire, non mi deve morire! Mi devo curare, raga. Già subito mi curo, ma non voglio perderlo. Boom. Opla, mi sono curato. No, no, mannaggia Eva. Allora, raga, questo è tosto. Colpo finale, Racy Crash. Questa. Boom. Right up. Gli ho messo pure una cambiamento di gote anche così. Vediamo quanti danni li facciamo. Boom! Madonna raga, quanti danni. Super Saiyajin 3. Madonna raga, questa è una battaglia pazzesca. Madonna mia. Raga, io mi sto godendo come un bambino, raga. Una domanda, raga, assai. Sono qua, raga, questo capitolo. A Science Pride. GG pure. Non voglio farlo di nuovo, raga, ma per farvi vedere, ragazzi, il capitolo 8. Per vedere, ragazzi, che vedete una scena sconvolgente. State pronti, raga, che in arrivo. Maronna. Che battaglia. Ah, qua raga, nella saga di Freezer hanno affrontato insieme. L'hanno affrontato insieme, raga. Che Vegeta si è pure sacrificato per proteggere il suo allievo. Saiya, look you. Questo sì, raga, che è uno scotto pazzesco! Non mi arrabbio, sono solo live. Madonna, raga, che battaglia! Quack! Esausto pure, ritorna normale. You isolate light. Bene, è ritornato tranquillo. Oh, finalmente raga, è tornato come prima. Ma spero solo che è tornato a posto.
And you are not me. E Majibu! No! Ha subito Gohan! No, vabbè, raga! Non ci credo! Pensavo, raga, di averlo fatto fuori quel pazzone! Madonna! Madonna, raga, non ci credo! No, vabbè, raga, io non ci crederò mai tutta la mia vita, raga! Non ci credo, raga, io non ci credo! Avevo sconfitto, raga, quel pazzone di Majin Buu. Adesso, raga, avete capito mo cosa è successo. Adesso mo che Charlotte e Vegeta sono di nuovo ritornati, allievo e maestro. Poi è arrivato Majin Buu che ha subito il povero Gohan. Non vorrei pure specchiare, capito, raga, ma per vedere cosa succede. Vabbè, tanto apriamo, raga, così vi spiego altre cose. Se qualcuno di voi aveva sconfitto Majin Buu, quel trippone poteva rigenerarsi e avevamo spaccato il culo. Poi ha sconfitto Gohan Jr. e ha subito. Gohan adesso è diventato un Majin Buu proprio forte di prima. Madonna, raga, ma è mai possibile che quello schifoso deve ritornare in vita? Cioè, raga, sembra che questo è immortale, non sembra affatto facile, raga, sconfiggerlo Majin Buu. Madonna, dai. Non è possibile però, Vabbè, abbiamo capito che non trovo niente, non volevo vedere chi era. Invece Frostino, ma non mi interessa. Ma spero, raga, che in un prossimo aggiornamento ci faranno avere il Super Saiyan God. Almeno così ci trasformiamo e spacchiamo il culo. A strisce chi vogliamo, di sicuro a Majin Buu. Vabbè, raga, faccio picco e spacchettate e chiudo qua il video. Ma spero solo, raga, che quel trippone di Majin Buu non ci rompe i maroni, perché è un rompicoglioni. Io, ragazzi, non riusciremo di sicuro a batterlo, ma spero proprio, raga, che potenziato per ben uno dei nostri personaggi, li proviamo a spaccarli del tutto il culo. Non credo, raga, che avrei voglia di spedere i 1000 Chrono Crystal. Se le spedo, raga, non mi potrebbero rimanere. Fatemi risparmiare, raga, ancora di più porterò il spacchettamento, promesso. Seppe, raga, sei di scema abbatto. Vabbè, vediamo se troviamo qualcosa. Dunque, è uscito navicelle. Va bene l'animazione, tanto pull non è colore. Non si trasforma, vabbè, fa niente. Tanto, raga, se troviamo il sim, fa niente. Tanto volevo fare questo piccolo spacchettamento con voi. Andiamo. È good. No. Ma, raga, come quello il personaggio. Qual è la testa? Anche se non usiamo mai, raga, questi personaggi. Saranno poi buoni, ma non andrebbero bene. E quindi, raga, che vi devo dire? Majin Buu il trippone è tornato in vita e ci vorrà spaccare il culo. Ma è meglio, raga, sempre essere pronti a tutto, perché, raga, non si sa mai che vi viene a rompere le balle e poi vi focussa, eccetera. Lo sapevo che tanto usciva l'extreme. Raga, io qui ho finito. Non spero più altro. Allora, raga, spero tanto che il video vi sia piaciuto. Vi ho fatto vedere, raga, la battaglia contro quella di Majin Buu. Cioè, non proprio, vi ho fatto vedere la battaglia. Non mi piace spoilerare, ma vi farò vedere un prossimo capitolo della storia. Vabbè, ma forte, raga, Majin Buu. Dobbiamo togliergli il 60%. Portiamo ancora il verde, tanto, raga, ho come Gogeta. Ma raga, ci daranno un bordello, tutta roba che ci serve. Vabbè, raga, spero tanto che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Se non avete ancora fatto, ve lo lascio qui sotto nei link e descrizioni. Guardatevi altri video, non so su Dagulo. Saluto anche, raga, Savolte Gamer, che ha fatto un video scioccate. Riguardate Xenoverse 2 delle partite online, non vi spoilerò, andatevelo a vedere, vi lascio sotto il link in descrizione, permettetevi anche il campanello di notifiche, condividete i video, raga. Noi ragazzi, ci vediamo con un prossimo video. Bella a tutti, raga.